Ciao a tutti bella gente e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su Tomb Raider, non il Tomb Raider degli anni 90, di cui recentemente hanno fatto un gioco che è in pratica una versione rimasterizzata dei vecchissimi Tomb Raider, ma questo è il Tomb Raider che uscì, mi sembra, nel 2012-2013, non mi ricordo benissimo. Perché sto portando Tomb Raider sul canale? Perché il 14 di febbraio è il compleanno di Lara Croft, ossia la protagonista di questa serie mitica, di questa serie di videogiochi che hanno fatto la storia in termini videoludici, sicuramente una delle serie più longeve. Ok, del nostro hobby preferito o del nostro lavoro preferito, perché è anche un lavoro ovviamente. Chi produce giochi, chi crea contenuti, ovviamente, oltre che appassionato, è una persona che lavora, come mette puntini sulle i, perché per certe persone ancora che vivono nel Medioevo non capiscono. Ma che ci possiamo fare? Non ci possiamo fare niente. Comunque andiamo ad affrontare questa vettura. Prima ho fatto una prova, ma è andata malissimo. C'era l'audio altissimo. Io ogni volta questo audio ci impazzisco. Normale, difficoltà. Andiamo. Un esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Finalmente potevo lasciare il segno, partire all'avventura. Ma fu l'avventura a trovare me. Nei momenti più cupi, aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli occhi, troviamo qualcosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. What? Beh, è cominciata benissimo, diciamo, la nostra avventura. Siamo naufragati. Dove siamo? Dove siamo andati a finire? Vedo dei teschi, delle ossa un po' dappertutto. Non capisco perché l'audio prima era a palla e ora vabbè. Pazienza, non ci possiamo fare niente, ragazzi. Bene, che cos'è? Cos'è successo? Povera Lara. Poverissima.
Mi sa che non siamo messi molto bene. Anzi. Ok, il gioco è cominciato, come potete ben vedere. La nostra Lara si dimena inutilmente perché non si può liberare. La dobbiamo aiutare noi. Che dite? L'aiutiamo? Ok, muoviti a sinistra, a destra, a tempo con le oscillazioni per darti la spinta. Va bene. Vediamo la spinta. Così. Non morirò così. Dai, Lara. Credici. Credici. Io credo in te. Incendiamoci, così ci liberiamo. Se solo io. Così, ce l'abbiamo fatta. No, no. Vai. No, no. Ok. Fino a qui ci siamo, eh. Poi. Il dolore è tantissimo per la nostra povera Lara. Dai Lara, dove siamo andati a finire? Non lo so. Andiamo avanti, eh. Oddio. No, no, no. Mi sa che qui le cose vanno male. Ok. Dove mi trovo? Non lo so, Lara, dove ti trovi? questo che mi sa. È successo qui? Non lo sappiamo che è successo. Siamo finiti in una setta oscura. Siamo finiti nelle grinfie di qualche setta. Una fiaccola. Maledetta. Istinto di sopravvivenza, premi Q per esaminare l'ambiente. Ok, ho aumentato un po' l'audio, spero ora che non sia altissimo perché non ci capisco ogni volta niente. Quindi premiamo Q. Ci sono varie cose interessanti. Qui c'è del fuoco. Devo fare rumore. Grande Lara. Ok, avanziamo. Non devo fare rumore, però l'abbiamo fatto. Oh, Dio, posso aiutare? Vieni qui!
Torna indietro! Devo proseguire. Torna qui! Voglio solo aiutarti. Trova una via d'uscita e la troveremo, carissimi. La marea, devo uscire da qui. Ok, dobbiamo uscire da questo incubo. Ma cos'è questa? Una mina? Che ci scoppia tutto? Salta, salta! Fuoco! Grazie al cielo! E quella che roba è? Non si capisce niente qua. Non si capisce niente. Qui c'è un po' di tutto. Ah, ho capito, va bene. E dobbiamo fare un paio di cose. No, mannaggia. Okay, incendiamo tutto. Incendiamo tutto. What? Ok. Brutta fine ho fatto fare a Lara, ma lei lo sapeva che andava a finire questo. Guardami, bastardo! Ti aiuterò! No. Ah, si era scritto premi E, ma io lo premo E. Guardami, bastardo! Ma io sono un
solo aiutarti. Ah, F. Avevo letto premi, è F, non è... Mannaggia la miseria. Guardami, bastardo! Ti aiuterò! What? Povera Lara. Che destino. Essere guidata da me, sì, non è proprio una gran cosa. È morta 2-3 volte, ma pazienza. C'è un relitto di un aereo. Siamo forse su un'isola, non so dove. Comunque, l'importante è essere usciti da quella trappola. E vediamo se ci sono altri sopravvissuti della nave. La scialuppa. Ma dove sono? Dove sono non si sa. Sì. Io non ci ho giocato mai a questo gioco. Ho provato solamente i primi 2 secondi in passato. Sono andato già molto oltre. Ok, piano. Ops. Oddio. Dai. Ok. Posso farcela. Se ci credi ce la fai. Che devo fare? Cara Lara, cara Lara, avrai pane per i tuoi denti con me. Posso farcela. Dove devo andare? Ok, dai, ci siamo.
di Sam. Sam! Sono passati per di qua. Eh sì, dobbiamo trovare gli amichetti. Andiamo di qua. Non c'è nessuno. Per favore, rispondete! Sta morendo di freddo. E la ruccia, la ruccia. Dai. Si accenderà? Non lo so. Penso di sì. È acceso. Ecco qua. Nessun segnale, ragazzi. Vediamo un po' come andrà a finire, perché è un po' dubbia la cosa. Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara Croft, nel suo habitat naturale. È in cerca del regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiko, regina del sole e mia illustre antenata. Sam, piantala. Tesoro, lo so. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta, lo sento. Ma non so se mi daranno retta. O se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Sul serio, e non lo dico solo per confortarti. Io credo in te, e anche Roth. Sei in gamba. Ora facciamo una pausa. Ok, ok. E Sam, grazie. Non è sempre così musona. Addosso, fermalo! No, così, perché mi accusi di non prendere sul serio questa spedizione, Lara. Oltre ai fondi della famiglia di Sam, ci sono anche i miei. La spedizione interessa a tutti. I fondi non dureranno in eterno. Ecco perché dovremmo puntare a est e non a ovest. Nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est. I libri dicono tutt'altro. Libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Ne ho già parlato con Roth. Non ha alcun senso seguire piste già battute, Whitman. Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco. Qui sono io, il capo archeologo.
Tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva al seguito. Ho 30 anni d'esperienza e 2 dottorati, di cui uno in storia asiatica. Tu pensa alla barca, Grimm. Nave, dottor Whitman. Si chiama nave. Non serve un dottorato. Senti, per sapere. Proseguendo a est, entreremo direttamente nel triangolo del drago. È quella la nostra meta. Lara, tesoro. Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta aria. Brutte tempeste, il triangolo delle Bermuda sembra Disney World. Ci sto. La leggenda vuole che la regina Himiko potesse scatenare tempeste. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo. Ecco, questo è il triangolo del drago visto dal satellite. Non molto invitante. Almeno c'è acqua per navigare. Non ditemi che siete... Basta. Tutti. Reyes ha ragione. I nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un bivio. Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano. Il capitano qui sono io e questa è la mia decisione. Faremo rotta per il triangolo del drago. Non posso crederci. Ok. Andiamo verso il triangolo del drago. Oh, va bene. Siamo ridotti male. Però almeno non piove più. Non posso starmene qui. Sì, non possiamo restare qua. Troverò qualcosa da mangiare. Dobbiamo trovare qualcosa da mangiare. Facciamo una bella colazione, magari troviamo un cornetto. Ci fermiamo al bar. Dove sono finita? Ehi, posso usare quell'arco? Un simpatico cadavere appeso con un arco. Ah no, quelle sono le frecce, ok. Quindi abbiamo trovato le frecce, ma ci serve l'arco. Ah, eccolo là. Devo trovare un'arma. Eh sì, Lara, qua è. Posso farcela. Dai. Carpe diem. Ops. Lara è tutta ammaccata ormai. Ok. Vediamo se funziona il colpo. Perfetto. Ricorda gli insegnamenti di Roth. Tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione. Concentrazione. È questo il segreto per usare qualsiasi arma. Ok. Ho fame. Devo mangiare qualcosa. Dov'è? Ah, l'ho preso io il corvo, o no? Ma che devo fare? Ci mangiamo il corvo? No, è carne. Mi sa che Lara vuole qualcosa di più sostanzioso. Non so che cosa, ma quando pare così. Qua c'è qualcosa, cos'è? Ho visto qualcosa. Cos'è? È successo di nuovo. Il soldato Kosuke. La notte scorsa era di guardia al cancello. Eh sì, qui c'è in pratica il diario di un soldato che sicuramente ha fatto una bruttissima fine, non sappiamo nemmeno di quanti anni fa, e accenna a questi oni, i demoni del folklore giapponese. Mi chiedo cosa avesse visto in realtà. Eh sì, magari è stato un po' troppo influenzato da queste vecchie leggende. No, non saprei. Cos'è questo? Ma lo posso prendere?
Ah, qui ci sono frecce. Andiamo lì. C'è una specie di acchiappasogni. Magari è qualcosa che ci può servire. No. Ma se lo colpisco con l'arco? Ok. Sacrilegio. Ops. Ora gli oni se la prenderanno con me. Magari quello era un simbolo sacro, un simbolo religioso. Abbiamo profanato. Mannaggia a me. Vabbè, niente, ci fa tanto, noi siamo Lara Croft, ma che ce frega? Sì, dovrei trovare qualcosa da mangiare. E sì, ci siamo. Buongiorno. Scusi, mi dispiace. Mannaggia. Mi dispiace tantissimo per questo cervo. Mi dispiace. Per fortuna è solo un videogioco. Perdonami. Ok. Bene, torniamo al campo. Esaminiamo l'ambiente. Sai, Lara, spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti trovi. Impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la via di casa. Abilità, investi esperienza nel menu abilità per potenziare le tue abilità. Ok. Sopravvivenza, istinto animale. L'istinto di sopravvivenza evidenzia cibo e selvaggina nei paraggi. Ti potrebbe servire tantissimo. Ci sono qui varie possibilità. Poi c'è adattamento, ricompensa aggiuntiva quando depredi i cadaveri degli animali, le scorte di cibo. E... bah. Questi sono bloccati, quindi... Ok. Ma non saprei, guarda. Facciamo istinto animale, dai. Nel triangolo del drago. Rot! Lara! Sei vivo! Calma, piccola. Calma. Meno qualcuno è vivo. È vivo. Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovata in una caverna. C'era un pazzo, Rot. E ho visto un cadavere. Ho capito. Ora dove sei, Lara? Stai bene? È stato terribile. È colpa mia. È tutta colpa mia. Lara, ascoltami. Ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'Endurance. Speriamo che qualcuno lo riceva. Ho parlato con gli altri. Ci raduniamo qui da me. Ti prego, vieni a prendermi. Devo restare qui. Puoi farcela, Lara. E la possiamo fare. La scalata dello Snowden. Il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto avanti. Sempre avanti. Sali in quota attraversando le antiche rovine. E tieni la radio accesa. Ok. Va bene ragazzi, io direi che
come introduzione a questo primo capitolo della serie di Tomb Raider Nuova Generazione. Ci sta tutto, sento della musica, ma scopriremo la fonte di questo suono nella prossima puntata. Mi raccomando, non mancate, grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima e come sempre mille altre avventure da Lara e da Paolo, è tutto, ciao.